Ed eccoci qua, buongiorno, buon lunedì. Pensavo di farvi una sorpresa dicendo stamattina non c'è programma. Sì, no, nel caso infatti non avevo voglia di cominciare. Con gentilezza l'ho convinto a tornare qui in studio. Gentilezza. Io sono di una gentilezza esorbitante. Parolacce. No, vabbè, era un po' lento, un po' buona di pesco. Ero preso a leggere del toro? Fare lo spiritoso. No, adesso andiamo avanti, poi te lo racconto. No, credevo che parlassi del toro. Di due esercizi. Io sono un altro punto, mi tende scienza. Allora, ragazzi, sta tornando l'estate. Sì. Qua inizia la stagione, 32 gradi ieri, questa mattina siamo già a 20 ed è la temperatura di base, poi oggi crescerà. Oggi sta di due buoi, oggi a per swing, sì. No, ho visto ieri sera, mi sono fatto molto piacere, nel Mecchioni Caffè, una grandissima presenza di persone, si stava molto bene e i piatti del Mecchioni Caffè facevano il loro figurone anche nel Deor, quindi venite a trovare perché hanno un menù veramente spettacolare, devo dirlo. Buongiorno Serena Tettoni, facci sapere com'è andata ieri. Dai. Ecco. Eccolo qua, per fortuna, veramente siamo veramente contenti. Temperatura bella, posto meraviglioso, la sua voce eccezionale. Brava, mi fa molto piacere. Buongiorno Mario Boido, ben arrivato. E anche a Rosato Cugliolo. E Roberta che è silente, ma c'è sicuramente. Corriere della Sera, prima pagina. Ecco. Buongiorno Presidente. La stampa. Beh, poi qua abbiamo anche Giorgio Repetto. Buongiorno, oh, buongiorno, buona settimana anche a te. E l'economia del Corriere ne parleremo dopo, ci sono un po' di notizie. Sì. Dai, oggi comincia la scuola, caro. Ecco. Per quello hai portato i bambini a scuola. Sergio, e buona settimana anche a te. Buongiorno anche a Anna. No, allora, Sergio è vittima di Anna. Come vittima? Ma figurati, il signore così dolce. Uno squalo dolce è un pesciolino, un eufemismo, sì, camuffato da squalo. Sì, dici che porca miseria, ti puoi andare a giugulare. Non, Sergio non può fare niente, deve ubbidire e basta, quindi è persino il tintinio delle catene che si porta dietro con la palla. No, ma la domanda è, allora, se dobbiamo convincerli a venirci a trovare qualche serata che facciamo, dobbiamo parlare con lei. Sì, assolutamente con lei, ma ecco che arriva splendidamente qui da noi, splendidamente accompagnata. Ornella viene a sedere qui da sì, noi. Sì, infatti. Buongiorno, buongiorno. Faccio vedere la nostra amica Ornella. Eccola qua, buongiorno. Buongiorno Ornella. Deve prendere lei però, perché se prende... Sì. Benvenuta. Sì, scusa Ornella, eccoti, sono emozionato. Vedo, sì. Ti vedo. E poi c'è anche l'accompagnatore. Ah, buongiorno. Ah, c'è anche lei. Buongiorno. No, ma vieni in mezzo. Sì. Già. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Abbiamo con noi Ornella e Massimo Berruti, il senatore Massimo Berruti. Noi parliamo delle persone più importanti, sai che... Benvenuto. Come stai? Buongiorno, non è un piacere vederti. Da lunedì a questo. Lunedì alle 7:30 del mattino veramente. Hai un occhietto stanco. Cosa hai fatto? Il peggio non c'è. No, mi devo svegliare alle 7:30 del mattino. Hai buttato il cuore al gruppo. Da lassù. Sono partito stamattina alle 5. Sì. Sì, quattro. Pensa la differenza tra te e Ornella. Ornella è bellissima. È bella come il sole, sì. È allegra. Non si dice. Allora, buongiorno. Ah, Patrizia ha preparato anche qua un caffè, Bene, brava Patrizia. Brava Patrizia, vedo che sei reattiva, mi piace Patrizia. Già lunedì. Ah sì, lasciamo la telecamera puntata, sì, ok. Una telecamera su Ornella non si sa mai. Se ha bisogno, possiamo chiamarla. Con l'intervento. Allora, No, senatore, di caffè, sì,
Un caffè per il senatore, grazie. Due? Due. Due caffè per il senatore, grazie. Allora, da lunedì inizio scuola, come ti senti? Ah, io non ci vado, quindi va bene. Chi ci deve andare invece? Facciamo il bocca al lupo ai ragazzi. Per forza. Che sono stati lanciati in questa nuova avventura. Sì, vittima di un esperimento nucleare da questi... Povera serio che... Penso sia la generazione di Mara Lanzolina, veramente. Sì. Fochielli, peggio non gli poteva Fochielli definisce scimmie al volante, probabilmente è una definizione mica tanto sbagliata. È sempre un po' pesante. Beh, però, tu sai come comportarti con le mascherine che non ci sono, le distanze, le aule, i professori che mancano. Finisco. Sì. Non so se hai letto, ha fatto un post su internet il tuo presidente del consiglio Giuseppi dicendo che avrebbe accompagnato avrebbe accompagnato il figlio a scuola questa mattina per stimolarlo, perché la scuola è importante. Il preside di quella scuola, a parte non rispondendo lui, ha detto no, lunedì mattina ragazzi non sappiamo se partiremo perché mancano le aule, mancano gli insegnanti, mancano i banchi, la scuola è sporca, non abbiamo le mascherine, non abbiamo i presidi. Ieri o l'altro ieri, sabato, è andato l'esercito a pulire quella scuola e apriranno solo per le terze, dove va il figlio di Conte, a proposito della casta. Siamo all'imbarazzo. Quindi siamo veramente, siamo in una situazione che... Sono imbarazzanti, sono incapaci, hanno avuto tempo 6 mesi per pensare a soluzioni, si sono concentrati sui banchi. Sì. Si sono concentrati sui banchi, che è l'unica cosa su cui con un po' di buon senso si poteva risolvere. Li stanno tagliando, spendendo il molto meno. L'anno prima l'hanno fatto sull'internalizzazione dei dipendenti, degli operatori scolastici. Sì. Quindi voglio vedere anche tutto il sistema di significazione, tolto ai professionisti e messo a gente che di fatto non ha mai avuto voglia di lavorare, Però ci sono i sindacati che dipendono. Però ci sono i sindacati. Scusa, la Michelin ti ha fornito il banco con la rotella. Con le gomme slick. Noi abbiamo, grazie alla Michelin qui di Spinetta Marengo, abbiamo i nuovi banchi con le rotelle, con le gomme maggiorate. Per fare la gara nei corridoi durante l'intervallo. Però se ti vuoi iscrivere al campionato, c'è un campionato apposta. Non so se avete visto la Taverna in televisione, che ha detto che è un'iniziativa eccezionale perché permette di mettere i banchi in giro. Banchi in girotondo, ma certo. I vecchi girotondini. No? Sì, sono i fratelli delle Sardine. Sono i precursori. Il fratello maggiore. Sì. Il papà delle Sardine. Siamo in mare comunisti, ragazzi. Ho ben paura che la situazione sia quella. Comunque, 13 regioni partono oggi, le altre hanno pensato di rinviare, anche perché comunque con le elezioni a domenica prossima era già una pagliacciata pensare lo di partire. Lo dicevamo 3 mesi fa. Ti ricordi? Che era allucinante aprire, poi sospendere, sanificando in mezzo per ripartire. Esatto. Passava a farlo, 6 di settembre. Chiedi un po' al caffè, Riccardo. Scusa, 2 caffè urgenti, uno per il senatore e uno per la sua dolce consorte. Per il senatore senz'altro. Sì, comunque ne parlavamo già allora e loro sono 7 mesi che sapevano. Anche qui non serviva uno scienziato per capire che comunque il problema ci sarebbe stato. Senza considerare il trasporto, tu che arrivi adesso, al di là delle battute, tu che arrivi da zona limitrofea a città più importanti, dove tutti gli studenti, pensiamo quelli delle superiori, forse elementari medie, in molti paesi ci sono. Senza contare che quale sarà il problema legato al primo colpo di tosse, alla questione febbre, alla questione... autorizzazioni, perché comunque magari anche i medici cosa faranno. Mi sono dimenticato di misurare la febbre del mio figlio. A parte che cosa succede? La prendono in scuola.
posto, no? Adesso in Piemonte abbiamo il sistema ideato dal governatore, che ovviamente la Zolina impugna, il quale i genitori dovrebbero autocertificare la temperatura del figlio. Se non lo fanno, si dovrebbe provvedere la scuola. Del resto d'Italia dovrebbe provvedere la scuola. Comunque, in ogni caso. Ecco, la differenza anche da zona a zona, non riusciamo neanche a essere omogenei. Dicevano ieri, sempre guardando la televisione, questi commentatori, che casualmente sono i governatori delle regioni di centrodestra che si oppongono al governo per questa iniziativa, ma se andiamo avanti così saranno quasi tutte le regioni governate dal centrodestra. Quindi sono quelli di centrodestra, sì, perché sono quelli che applicano il buon senso, quelli di centrosinistra in piena campagna elettorale non lo fanno, ma sono i primi che alla fine, un attimo dopo, sono stati critici anche loro. Stavo dicendo riferimento a lui. Alla fine hanno picchiato duro come il ferro, quindi obiettivamente, a parte i tatticismi finalizzati e soprattutto rapportati a questa fase, cioè tutti sanno che comunque siamo in mano degli incapaci. Allora, iniziamo con una serie di domande, perché credo che tu sia un produttore, ovviamente no. No, assolutamente, io puntualizzo, perché io sono parlamentare. Io potrei anche essere per i prossimi 600, quindi non è quello il problema. Il problema sono per il no, perché di fatto questa è una grandissima porcata ed è una marchetta del Movimento 5 Stelle, che dopo aver detto che apriva, faceva, portava, rivoltava come un calzino il Parlamento e tutto il sistema istituzionale, non ha fatto nulla, quindi naturalmente ha mentito tutti gli italiani. E adesso vuole darsi un'immagine di verginità lavorando su questa cosa, che di fatto è la più grande porcata che può nascere in questo paese. Grazie. Non è una riforma costituzionale di fatto, perché alla fine è semplicemente un taglio. Grazie, punto. In questo non porterà a nulla, sì, se la vendono come un risparmio, ma il vero danno collaterale di questo paese è l'apparato. Cioè, non smetterò mai di dirlo, perché l'apparato è comodo, perché quando non governano, governano. Questa è la verità. Andiamo a vedere i costi dell'apparato, del sistema, dei ministeri, degli apparati regionali, provinciali, comunali, di tutti gli istituti, statali, che comunque in qualche modo, quanti lavorano, che adesso vogliono fare lo smart working, perché così non andiamo neanche più a lavorare. Allora tagliamo gli stipendi se non mettiamo più lo smart working. Avevamo fatto il conto anche di quello, che avremmo risparmiato molto di più tagliando gli stipendi dei parlamentari che tagliando i parlamentari. Benissimo, cioè, non ci sono problemi, dobbiamo giustamente limitarci, ci sta. Ma facciamo una riforma complessiva e entriamo anche nel sistema degli apparati. Se fai una riforma complessiva, ma non quello, va bene, perché di fatto la sinistra non vuole, perché l'85% dell'apparato è di sinistra. Infatti. Per la prima volta abbiamo un ascoltatore dall'Azerbaigian. Buongiorno Emilio. Oggi abbiamo Tunisia e Azerbaigian collegati, quindi direi che stiamo di nuovo coprendo il mondo. E in più abbiamo la nostra signora dell'Assemblea, che è arrivata, che l'altro giorno è arrivata in ritardo all'appuntamento con Donaldo. Con Trump, sì. Sì. E dall'altro giorno c'è un puntino rosso. Anche lei. Come Vladi? No, controllavo solo perché magari... Leggevo dei dati di Cottarelli sulla stampa, ha verificato come il risparmio che otterremmo di interessi prendendo il MES per i prossimi 10 anni ci farebbe risparmiare molto più che tagliare i parlamentari previsti dalla riforma. Quindi se la riforma se la motivazione è economica, direi che siamo veramente fuori. Non è il concetto, secondo me, pregnante. Il concetto pregnante è che il taglio serve o non serve, cioè quando ne hai 300 di più, che cosa succede? Si innesca siamo in tempo reale, ragazzi.
mi inchino con tanta gentilezza. Vabbè, Ornella è grande passione. Ma no, lui è piaggeria la sua, no? La sua. Io pur di andare in Ornella qualche volta. Non c'è piaggeria. Andavo anche in ginocchio. Ma hai ragione. Ho buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ma io ribadisco, se tu mi fai un piano organico, non ci sono problemi, anche perché io credo che ogni fase dopo 70 anni ci siano anche comunque le condizioni per fare una revisione complessiva, ma la revisione complessiva deve essere organica, deve essere una revisione dove vai a toccare tutto il sistema. Qui il problema vero è che per 70 anni hanno costruito l'apparato, è questo che non vogliono demolire, che è quello che ci uccide. E poi parliamo di semplificazione, che ogni volta c'è sempre un pezzettino in più che ci crea problemi, un pezzettino in più che serve all'autotutela dell'apparato, questo è il grande problema. Ecco. E come vedete il nostro senatore si scalda anche, perché è giusto. Noi sappiamo di tantissimi. Poi ci vanno in mezzo gli italiani, perché ci vanno in mezzo gli italiani, questo vero, è vero. Vero. Se posso mi collego, abbiamo con noi Isabella Gamalea. Buongiorno, benvenuta. Ciao Lisa. Benvenuta. Beh, quello è uno dei motivi che vengono espressi. Un altro dei motivi, che secondo me è una cosa incredibile, è la maggiore efficienza del Parlamento quando ci sono pochi parlamentari. Non sappiamo come verranno, quale sarà la legge elettorale, non sappiamo come verranno modificati i regolamenti parlamentari. L'efficienza da cosa deriverebbe secondo te? Non esiste l'efficienza. Esatto. Anche perché se 600 parlamentari su un decreto, ce ne sono 10 che fanno 5.000 emendamenti, non cambia niente. Esatto. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Il problema non esiste, anzi c'è tutta una questione di rappresentanza. È vero, allargano i collegi, perché se noi facciamo un esempio sul mio collegio, in questo caso l'Alessandria Asti, meno 150.000 abitanti, con tutta l'area casalese valenzana, la zona di là, quindi 950.000 abitanti, non fanno altro che portarlo a 700.000. Sì. La questione è che è già complicato, se vuoi dare rappresentanza ai territori, essere presente, comunque fare un certo tipo di lavoro, è chiaro che diventa complicato, perché naturalmente gli spazi si allargano. È chiaro che se tutto il problema si pone invece davanti a un computer, con la piattaforma Rousseau, con le teorie di Casaleggio che non arrivano a caso, perché questo disegno nasce comunque da un sistema da cui qualcuno sta portando avanti insieme a Casaleggio, allora capite che tutto questo discorso piano piano poi sarà chiaro. Il problema serio è che quando è chiaro sarà tardi. E certo, questo è. Tra l'altro, Casaleggio non è partito per caso, la legge è partito dietro a un disegno costruito da altri. L'idea che noi stiamo portando avanti, ma da sempre, anche negli atti del precedente referendum, quello di Renzi, era quello di modificare piuttosto le competenze delle due Camere. Cioè, se tu hai delle Camere che hanno pari competenze, non puoi ridurre il numero, perché comunque squilibreresti l'attività, perché comunque il Senato a 200 sarebbe. No, anche quello, ma poi comunque 200 senatori avevano un potere. Il numero legale in aula come lo fai? Il problema è quello di veramente di togliere le competenze in modo che tu puoi ridurre veramente senza problemi, paragonandolo. Quando gli si spostare la conferenza è stata ragione di fatto sul Senato. Esatto, poteva essere, ma comunque specializzato sui rapporti con le regioni, vedi che adesso le regioni hanno dei problemi di rapporti con lo Stato, poteva essere una cosa più efficiente, magari più veloce. Ecco, tu trovi giusto che i governatori impugnino delle situazioni, facciano delle cose? Io trovo giusto, io sono convinto che ci sono fasi dove il governatore applica la politica e ci sono fasi dove il governatore applica il buon senso. È chiaro che ogni situazione poi alla fine è lasciata comunque anche a un po' di autonomia, dal punto di vista chiaramente amministrativo, governativo, e quindi di conseguenza probabilmente uno poi
decide. Il vero problema è che anche qui c'è il caos, no? Perché di fatto abbiamo visto nel periodo Covid dove sulla Lombardia si sono rimbalzate le responsabilità, il risultato è che probabilmente bisognava attaccare la Lombardia perché in qualche modo è un enclave del centrodestra, quindi sono volati sulla Lombardia. Probabilmente se quello che è successo in Lombardia fosse successo in qualche altra regione, non faccio nomi, probabilmente un po' meno organizzata, invece di avere i morti che ci sono stati in Lombardia, ovviamente li avevamo 10 volte più. Siamo sempre in Puglia. Sì, Reale Emilia è ancora ben messa, ma la Puglia direi che è mal messa. Per cui una purtroppo cosa, siamo di fronte all'ipocrisia. Una cosa che volevamo segnalare, e seguiamo il nostro congiunto Andrea, che si è connesso con noi, sì, è che sulla scuola ancora c'è stata la stabilizzazione. Segnalata della di alcuni, c'era la stabilizzazione dei precari con l'assegnazione in località a livello strane. Regionale, a livello regionale. Esatto. Per cui a seconda della graduatoria, se tu eri tra i primi, potevi scegliere una località vicino a casa tua o addirittura a chilometri zero, se eri già nella fascia media, da metà in poi, la rincorsa era il posto più vicino. Ma non, per alcuni è stato... No, ma non solo, non era solo la posizione che avevi, era anche il fatto che venisse reimmesso nelle graduatorie. Cioè, tu avevi una posizione più alta, però il graduatorio venivano riaperte e tu andavi lontano perché eri ammesso dopo e dovresti stare 5 anni nella nuova assegnazione. A meno che non abbia un parente disabile. Non esatto, abbia... direi che la situazione... Se nasce un parente disabile, a quel punto diventano quasi tutti parenti disabili. Quindi tutti sì, diventano disabili. Non siamo al sud. No, dove il disabile è di casa, voglio dire. Sì, là sì, uno un disabile non facciamo i razzisti, però no, la verità la statistica è quella. Che questa è un'altra porcata. Ma la statistica è quella, comunque ci sono molti più. Allora, poi adesso i precari che invece vanno a sostituire i professori che non ci sono, vengono scelti dalla graduatoria della scuola che è il loco. Allora, io dico, ma perché deve essere vantaggiato uno che diventa solo perché diventa di ruolo rispetto al precario che invece non lo so. Io trovo che, ma qui non ne faccio una colpa al ministro che non ci può arrivare. Dai. Non può arrivare nel senso che non ci arriva. In tutti i sensi. Dai. In tutti i sensi. Ma ce l'ho con l'apparato del ministero che va a pensare a una cosa del genere. Noi abbiamo sempre avuto le graduatorie al massimo provinciali, che erano già comunque laddove c'era una provincia grande, una... Vabbè, voglio dire adesso. Però, no. Il lo spostamento no, non ha mai ammazzato nessuno. Nessuno. Però è chiaro che se me li spari in giro per l'Italia... Allora, la nostra amica è partita da Novi l'altro giorno, ha dovuto prendere un alloggio a Borgo Manero, lei lavorava già a Novi, quindi anche se fossi ricco di famiglia, perché comunque anche i tempi anche i tempi poi la riunione a scuola, le cose eccetera, cioè oggettivamente non te lo permettono, e d'altronde lei non va tutti i giorni su e giù a Roma, no? Ma questo cosa ti dimostra? Ecco, questo ti dimostra che non c'è una logica, è tutto subordinato ai tatticismi di un sistema che è stato costruito nel tempo da logiche. Hanno detto per coprire maggiormente i posti vacanti in regione. Ma io dico, se ci sono posti vacanti ci saranno graduatorie. Se hai finito totalmente la graduatoria. Mi sembra una roba che darai a quelli più limitrofi di vedere se sono interessati. Fai un'analisi dal punto di vista di quelle che allora, sono le collocazioni. Voglio dire, uno che non abita a Torino, ma magari poi ci sono limitrofi. Io non sono un esperto, non sono neanche un tecnico in materia, ma ci sono anche fattori, come dire, umani e sociali, empatici. Cioè se tu hai uno che di fatto vive in Piemonte, vive la Lombardia,
probabilmente, cioè, conosce anche quelle che sono le sensibilità, le dinamiche, le situazioni, anche se non è del posto, cioè di vicino, però c'è un impatto diverso. Si sente che arriva chiaramente controvoglia da mille chilometri, che vuole, non vede l'ora di andare via. Qual è la motivazione che ha nell'insegnamento? Certo. E poi alleviamo queste generazioni, generazioni veramente dove poi ci sono dei problemi reali, che poi tocchiamo con mano tutti i giorni. Certo. Ci ha raggiunto una tua fans, Maria Grazia Spanò. Ciao, grazie. Ti faccio una domanda, se non sa rispondere poi ti prego per favore, quando sei a Roma, di mandarci una risposta. Allora, ieri sono stati segnalati 1.458 casi ufficiali in Italia, di cui 1.007 nuovi contagiati, nuovi rilevati, 450 guariti e purtroppo 7 morti. Sì, però perché tutte le volte noi nelle segnalazioni dei nuovi contagiati mettiamo anche i guariti? Li abbiamo già segnalati quando erano stati contagiati. Cioè, noi praticamente dobbiamo gonfiare di centinaia di... Tra l'altro sabato ho visto su 1.000 segnalati come nuovi contagiati, 500 erano guariti e 400 erano i nuovi scoperti. C'è una motivazione per cui si segnala più gente di quello che è veramente il nuovo contagio? Questo onestamente non lo so, bisognerebbe vedere chi stila questi elenchi. Questa è la Protezione Civile? No, ma la segnalazione che viene fatta dai giornali è quella, esatto. Qual è la logica? Potrebbe anche porre un quesito. Ti diamo un compito. Potrebbe anche porre un quesito, ma l'altra questione è legata al fatto, la domanda che faccio io è perché comunque quelli che avevano altre patologie sono stati messi tutti come morti Covid? Ah probabilmente è lo stesso motivazione. Probabilmente la motivazione è stessa. No, anche perché in molti casi purtroppo erano guariti come malati Covid, ma le complicanze che sono andate a toccare un corpo. Vabbè, ho capito. È morto di altro, non è morto di Covid. Abbiamo un caro amico comune, ecco, che è proprio successo. Volevo anche segnalare che stanno cominciando a lavorare sulle richieste, sul piano da presentare all'Europa per il Recovery Fund. Sapete che sono 200 circa miliardi che ci verranno dati dall'Europa tra il 2021 e il 2023. Il solito sistema, Giuseppe, dopo aver fatto gli stati generali, ha ripreso in mano tutte le cose che non aveva fatto prima e ha chiesto ai ministeri di fare delle richieste. Ebbene, i ministeri hanno fatto delle richieste per delle attività urgenti per rilanciare lo Stato, siamo arrivati a 660 miliardi di nuovi investimenti con 200 miliardi che ci daranno. Quindi direi che l'organizzazione, la coerenza è perfetta. Ecco, ne mancano solo 460 da quello che hanno chiesto. Tu sei favorevole o contrario al MES? Io ritengo che se ci sono delle opportunità bisogna farle. Bravo. In questo momento non bisogna fare discrezionosi, però vale il discorso di prima. Serve un piano organico. Certo. Bisogna capire cosa vogliamo di questo paese. Perché se io parlo di infrastrutture, se un pezzo di governo parla sulla carta di infrastrutture e un altro pezzo di governo mi pone la questione che le infrastrutture sono consumo del suolo, le infrastrutture sono un problema, se un ministro dice che una gronda si fa e il sottosegretario dice che di fatto non si fa e uno in mezzo dice che probabilmente se ne fa metà, cioè, ma di che cavolo è questo il problema, cioè, capite, qui non è questione di qual è il piano strategico. Certo, tu hai mezzo Italia che è carente in infrastrutture. Le infrastrutture in un paese nel terzo millennio, in un paese come il nostro, sono fondamentali. Le infrastrutture sono ferrovie, sono autostrade, sono strade, le strade, e lì c'è il problema ANAS. L'ANAS doveva subentrare, siamo ancora qui, quindi siamo nella terra di mezzo tra le province e l'ANAS,
e anche qui non siamo ancora arrivati all'obiettivo, ci sono le infrastrutture digitali, non siamo ancora a un'infrastrutturazione digitale, abbiamo migliaia di territori scoperti, questo è il problema. Poi sulla carta hanno messo giù tanti titoli e gli hanno messo il numero a fianco. Sì, sì, ma qual è il piano strategico vero? Mi dai la camera, Carlo? Sì. Volevo far vedere... Scusa, io poi avrei una notizia che è quasi fondamentale. Scusa, volevo far vedere... Solo... Qua nella pagina lì. Volevo far vedere quello che diceva lui proprio sui numerini e sui piani. Allora, ecco. Questi sono i programmi che sono stati portati dai ministeri al governo per la loro competenza per i 220 miliardi da investire. Le richieste sono per 660 miliardi e sono una serie di numerini con delle cifre, cioè di paroline con delle cifre di fianco, quindi si parla di 5 miliardi per una spesa, 6 miliardi per l'altra, qua siamo a 5 miliardi per co-working, 2 miliardi per una piattaforma nazionale di e-commerce, quindi praticamente dobbiamo andare contro Amazon. Ecco, cioè, le piattaforme nazionali, capisci? Sono già quelle cose, era come il portale con sì, il turismo, sì. Quello di Piano di Italia cashless, incentivi a pagamenti elettronici, 10 miliardi per recuperare qualcosa di evasione, dicono 10 miliardi per il piano cashless, collegamento Palermo, Catania e Messina 4 miliardi e mezzo. Alta velocità 1 miliardo, piano siderurgia sostenibile 5 miliardi, abbiamo massacrato la siderurgia. Posso pensare, bisogna vedere se 209 miliardi, adesso bisogna vedere dal punto di vista tecnico, se possono attivare comunque anche una serie di investimenti privati, ma posso anche pensare che vada bene, cioè nel momento in cui tu rimetti in moto una macchina importante, questa può alimentare tutta una serie di investimenti, sarebbe il volano, quello va anche bene, quindi può essere un'operazione a volano, io non discuto, però il problema serio è che anche lì qual è la linea? L'abbiamo vista sulle concessioni, ragazzi, abbiamo dato le concessioni ai Benetton, dopodiché adesso riprendiamo le concessioni, peccato che nel tempo non hanno fatto gli investimenti perché abbiamo visto come sono le gallerie, bastano solo quelle della Liguria, noi ci riprendiamo di fatto le autostrade con i lavori da fare e gli diamo anche 2 miliardi, allora se questo è il meccanismo e il metodo, ragazzi, poi non possiamo pensare che questo paese vada avanti, certo. Perché di fatto voglio dire, allora vuol dire che ci sono sempre e solo degli interessi che vanno a scapito degli italiani. Chiedo scusa, Massimo del bar in piazza. Il tabaccaio in piazza. Parlando di autostrade, c'è l'ennesima minaccia da parte del Ministero, dato che Autostrade sta traccheggiando, secondo loro, su un piano da molti miliardi di investimento di dismissione, e la Cassa Depositi e Prestiti ha presentato un piano che secondo Autostrade non era accettabile, rimodulato, ora il Ministero sta nuovamente minacciando di togliere di forza le concessioni a Autostrade. Ecco. Questo è il problema del dare in mano a queste persone la gestione di una cosa così importante, perché comunque se non dai un orientamento anche a coloro che devono preparare il contratto, ecco, cosa possiamo decidere? Diciamocelo. Allora, tra il diciamocelo abbiamo con noi anche Morena Muda e Giuseppe Sannazzaro. Benvenuti. Giuseppe. Allora, vorrei che lei facesse vedere, dottor Muda, un attimo, perché la carta corta e la paghiamo noi, ancora una pagina, grazie, dove era prima. Ecco, fermo. Di sotto c'è un articolo fondamentale, vuole riprenderlo con la telecamera. Se la telecamera tiene lì, no, dura. C'è Ornella che dobbiamo vedere. Ho capito, però... c'è bisogno del nostro aiuto. Ma direi che ce la fa. Ecco qua. Metti che abbia un'esigenza, vorrei un pasticcino, noi dobbiamo essere pronti. Il bioparco respinge una famiglia sarda, poi si scusa, troppo zelo, ci dispiace. Questa è la notizia che ci interessa abbastanza perché devo dire, hai fatto bene a segnalarla, non avevo ancora tirato fuori il cartello. Sì. E poi vorrei anche che lei segnalasse quella di fianco.
quello che il brigatore è guarito da Covid. Vabbè. Dovevano fare un articolo come quando l'hanno. Si è ammalato una pagina intera. Esatto. Non è giusto, scusa. Ma sei guarito. Vabbè, ma così un piedino e basta. È sistema, povero... sistema d'Italia. Adesso l'abbiamo ripreso questo sogno. Senti, tu durante l'estate. Il quale assembramento se n'è andato? Cioè, di vacanza? Nessuno assembramento. Dove l'hai fatta le vacanze? Con Celeste? Sì, con la macchina. Con la macchina. Con la macchina guardando in cielo. Guardando le stelle. Direi di bypassare rapidamente. Ecco, a vorrei di bypassare il dito più di uno era Montemarzino, che sta alla grande, quindi c'è la buona assolutamente. Poi c'è il senatore, si può prendere un caffè parlando. Ma c'è un bar dove prende il caffè con te? Sì, assolutamente. Ma c'è il ristorante, c'è la piscina, c'è grande. Guardate come quando uno fa il sindaco del Capomondo. No, ma non è la generale, era Valve. No, non ho detto che tu hai detto prima di me, quindi. Ma c'erano già tutti? C'erano già tu non hai fatto niente quando hai fatto il sindaco Montemarzino? Niente. No, qualcosa l'avrai fatto, no? Sì. Ecco, sto saltando a piedi pari il Festival dell'Unità. No, lasciamo perdere perché solo quelli. Sì, perché non sono quelli tutti. Fanno solo quelli, non fanno il resto. No, ho letto una cosa ieri, adesso mi scuso. Perché? Il Festival dell'Unità. Hanno detto che votavano qualcosa al Festival dell'Unità. Peccato che non c'è più nessuno, hanno votato un 6. No, ma hanno votato no al. Allora ha fatto il sondaggio sul referendum e ha vinto il no. Probabilmente si lamentavano del allora, invece io vorrei dire che sono assolutamente contrario agli arresti di massa a Minsk. Se vengono arrestati è perché non hanno voluto bere il tè che arrivava direttamente dal Cremlino. Quindi, cari amici di Putin, siete veramente cari amici di Putin, sì. noi con Vladi andiamo per la carità, non so tu, ma noi con Vladi non beviamo più il tè, però abbiamo bisogno per bere il caffè, abbiamo bisogno un po' di sì, però lui ci ha detto non vi preoccupate, ci penso io, e in effetti gli hanno detto vuoi il tè o l'arresto, e la maggior parte ha detto l'arresto. Allora sì, cioè, scelta strana, perché... Sì, no, io normalmente da Vladi prendo il tè. Succede niente. No, niente. Prendi quel tè lì a foglia larga, eh. Parlando... A foglia 30... Sei andato sugli esteri, volevo segnalare i problemi che hanno in America. Allora, con questi antifa, praticamente sono dei centri sociali che si scatenano, e questi Black Lives Matter che stanno facendo dei disastri, ecco. È un bel problema. Qua un tipo ha sparato due poliziotti portando in fin di vita, ma il problema non sarebbe solo quello, che potrebbe essere un pazzo così che fa un'attività sbagliata, sono tutti gli interventi in internet che auguravano la morte ai due poliziotti. Ecco, chi di telecamera ferisce, di telecamera ferisce. Allora, non volevo dirlo, ma avendo visto Ornella oggi, i miei tre telomeri sono partiti, impazziti. Avete capito che magari ci sarà il senatore, è difficissima la puntata oggi. Sì, siamo giocati. Sì, vabbè, ma giocati da tempo. Vedi, sono di marca, non sono cinesi. Made in Italy. Sono cinesi e reggono tutto. No, però dicevo che il problema che abbiamo, ma anche qui in Italia, è questa opinione pubblica che sta cercando di far passare queste violenze che siano contro Trump, che siano politicamente corrette. Questo dimostra quando c'è la strumentalizzazione di tutto. Certo. Se gli agenti sbagliano è giusto che paghino, come ogni soggetto che sbaglia, appunto. Invece qui siamo alla strumentalizzazione. Al solito, poverino, c'è una politicizzazione. Ma scusa. Come nuovo fronte perdonando la California che brucia, ma sempre bruciato, 10 anni, da quando
no, dico 10 perché vado indietro così a memoria, probabilmente anche di più, che con c'era Schwarzenegger, che io ho immaginato risolvesse tutto, no? Cioè adesso arrivo io, sono super problema. No, ma anche nei uccisi con Obama ce ne sono stati molti di più. La dimostrazione è che non lo vogliono strumentalizzare. Volevo solo segnalare una cosa, delle una butta persona che scrive che nelle regionali in Russia ci sono 1000 denunce di irregolarità. Ma chi? Vedi che Vladi è un po' attaccherato. Ma no, qualche cattiva persona. Ah, ecco. Qualche brutta persona che non ha capito. Non siamo assolutamente d'accordo. Lascerei perdere, come abbiamo fatto in passato, questa notizia del ragazzo che ha spronato la sorella, sì, perché no. Tra l'altro è il degrado dell'ambiente nel quale sono nati. Certo, che... Sì, 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 vengono con la zona Caivano. Qui poi si parla dei Willy. Sì, siamo cose corriere. E anche la stampa, tutto. Netflix, sì. Sì. Beh, ma sai, quando c'è una potenza. E quando hai la potenza del servizio pubblico, che vogliamo parlarne, di RAI, sì, anche quello quando è stato. La TV generalista è in ginocchio perché vivendo di pubblicità oggi ne raccoglie molto meno, vivendo di pubblicità e di abbonamento. La TV generalista vive di pubblicità, la TV di abbonamento. Sì, no, la TV generalista, ma anche quella pubblica, quindi vive di pubblicità. Ma lì mi hai detto di non parlare, poi se parli di Rai mi fai. Vai avanti. Ecco, andiamo avanti. Quasi, io sono alle notizie di Torino e direi che tolte le... Quello sulla scuola si parla veramente di poco, ma questi giornali, che è lunedì, però riuscire a... Ma io volevo fare una domanda, visto che tu sei vicino al Presidente, io non mi chiamo governatore perché non mi piace, il governatorato è una roba diversa, esiste un'attività nel territorio oltre Manica, no? Facevano quei signori inglesi un po' forzati. Ecco, come mai c'è stato questo accanimento preciso e puntuale solo sulla Liguria? Adesso stiamo sistemando due gallerie, tre gallerie. Cioè, siamo partiti con una roba che dovevamo un uso strumentale del potere che non sono politici. Ecco. È stato chiaro? Poi arrivano poche, ma ne detto tutti. Nonostante tutto prendono una tramvata, diciamo che porteranno per farci 15 anni. Come sono i sondaggi che avete voi interni? Buoni. Sta crescendo anche il no, tra l'altro, mi sembra. Mi sembra che stia crescendo il no e che comunque le regioni si stanno allineando. Sul no non lo so, guarda, perché è una non si capisce, è molto complicato, poi comunque si è stato creato questo meccanismo di antipolitica, che ribadisco, è stato portato avanti da tutte le componenti politiche nei decenni, negli ultimi 20 anni, quindi di fatto nessuno ha difeso la parte buona della politica, sì. Tutti a fare antipolitica, il risultato è questo. Sì, in effetti. Ecco, parlando del centrodestra, le impressioni che avete sulle elezioni regionali soprattutto, penso che confermino i sondaggi che danno una buona posizione per il centrodestra. Sì, se è unito non dà problemi, cioè non ha problemi a livello nazionale. No, se è unito assolutamente no, ma anche perché in questo momento il trend già di fatto. Era nel 2018, non c'è, qui non dimentichiamo che se non c'era una legge elettorale fatta da un branco di mongoloidi, oggi c'era governabilità, sì. Si governava sulla base di chi aveva vinto. Adesso c'è la proposta di una legge elettorale proporzionale con uno sbarramento, ecco, quella è una roba che abbiamo eliminato, siamo stati contenti di eliminarla anni fa. Ricordiamo quando... Altra grande porcata, perché mi devo... Allora, se tu la rapporti all'epoca della Prima Repubblica, dove c'era la Democrazia Cristiana e dove il PIL viaggiava a due cifre, ci poteva essere anche il tatticismo interno dei partiti, che poi di fatto ci ricordiamo che produceva ben poco, e alla fine era solo un tatticismo politico finalizzato
oggi che hai bisogno della velocità supersonica, nel momento in cui tu non hai governabilità, funzionalità, operatività e quindi un'impostazione ben definita, cioè alla fine torni al tatticismo, perché alla fine con chi fai l'accordo, cioè ci sono i giochini interni di palazzo, di fatti partiti, cioè io voglio dire, in questo momento sono in un piccolo partito, ma sono segretario nazionale, quindi di fatto potrei anche fare un ragionamento pro domo nostro, cioè nel senso che se facciamo un ragionamento di governabilità, di funzionalità, cioè questo meccanismo proporzionale, dove oggi non vedo un'impostazione che possa in qualche modo portare un partito predominante al 30% di centro, mi dovete spiegare qual è. Dopodiché ci sono gli schizzinosi che non vogliono andare con i sovranisti, gli schizzinosi che non vogliono giustamente lavorare con i 5 Stelle, quindi dovete spiegare qual è quel pacchetto centrista che in qualche modo si mette a lavorare in questo modo con questo software. Quindi cosa stiamo parlando? Se è stato metabolizzato il bipolarismo, serve governabilità e basta, invece facciamo le leggi e vogliono fare le leggi elettorali per andare contro qualcuno. Ma si ricordino che non hanno mai portato bene a nessuno. Sono sempre fatte apposta. Le leggi contro non hanno mai portato bene a nessuno. Dopo un attimo di pubblicità, poi abbiamo ancora alcune domande. 8:15. 8:15 siamo. Allora oggi pubblicità Slim. Caffè del Foggiotto, l'unico caffè che ci fa tornare giovani. Tac! Melchioni Caffè, locale che ci ospita, caffetteria, ottimi cocktail, pranzo, mezzogiorno veloce e la cena è assolutamente gourmet, meravigliosa. L'Acrospot sono i migliori due negozi di Alessandria, eccolo lì che è tornato a Cosain Bolt, sono in piazza Genova, praticamente corso la Marmora. Vedi, cara, spendete a Marengo, e devi darmi tempo però. Bellissima la campagna pubblicitaria che Volvo sta facendo sulla sicurezza. Della famiglia. Loro sì, hanno sempre fatto. Poi passerei alla Bottega della Carne Piemontese, piazza Marconi d'Alessandria. Se vuoi mangiare bene e vuoi dei piatti già anche preparati, tu potresti fare questa cosa che tutti i giorni a Dornella porti un piatto già preparato e fai arrivare dalla Bottega della Carne Piemontese. No. Adesso non so se Onella è brava in cucina, ma se lo fosse potrebbe scegliere gli accessori. Allora, Coltelleria Boido, prima di venire alla Sandra vedete in internet www.coltelleriaboido.it, poi venite, scegliete e siete dei signori. E andiamo un attimo ai Due Buoi. I Due Buoi, ristorante dell'hotel Boi Rossi in via Cavour ad Alessandria, è finita la stagione estiva del Garden, ma ci sono delle sorprese entusiasmanti per l'autunno, però l'ottimo menù a mezzogiorno rapido per il lavoro e la sera, menù gourmet. E vi andare anche se vai in Corsi Arredamenti, dove ci sono le camerette che mangiano i bambini. No, vabbè, sono vernice a torso che si dice. Intanto i bambini prendono un pezzo della cameretta e non mangiano. Cos'è? Dei lupi, non è dei bambini. Giorgio Repetto, l'agenzia immobiliare di Alessandria, via Trotti, angolo via Piacenza, tutte le vostre esigenze immobiliari possono venire risolte. Telefonate 347 45 15 17 6 per un appuntamento per risolvere i vostri problemi immobiliari. Sono stato anche accennato, ma senta, se ha la tosse, per favore, facciamo un tampone, facciamo qualcosa. Non la mano che poi. Chissà dove vanno i suoi germi, la gente con braccio, cambia tutto. No? Vai avanti! Voglio segnalare solo Agnolotti di Cinghiale, corso da poco. Beh, una sciccheria. Sciccheria unica, e voglio invitare Ornella, che è la pazienza. Io sì. Andiamo ad assaggiare gli agnolotti e anche i funghi fritti, costa cara, ma non importa. Lui per Ornella fa tutto. Parliamo del CAF della CIA per le vostre esigenze fiscali e di vari bonus, perché ce ne sono milioni di bonus da attivare. Potete andare da loro, sono in via Savonarola ad Alessandria e in piazza Ceriana, sempre in Alessandria oppure nei principali comuni della nostra provincia. Bene, fermiamoci qui e vorrei parlare un attimo prima che tu. Ma lasci stare. Ma cosa fa? Se adesso si impossessa anche da. Fa regista, vedi?
vedere Ornella, beh, noi parliamo di Ornella, se no abbiamo, è solo una presenza di ectoplasma qui. Allora, incarcerato. Ma io volevo anche ricordare che abbiamo il presidente di Valenza, qui presidente noi. Presidente? No, il segretario nazionale. Quindi quando ci citiamo, e poi tanta roba. Quindi quando, allora, quando ci citeremo dovremmo aspettare. Vuol dire, quando Valentino non vince e perde veramente, ma tanto così, su due curve finali dove ma quattro suoi grandissimi studieri, quattro, vincono la moto di più primo secondo e la moto 2 primo secondo, il che dice che la scuola di Valentino è la migliore al mondo, cioè proprio dove chi è stato alla factory, dove si allenano, trovo un ambiente meraviglioso, allegro, divertente, spensierato, si prendono in giro l'un con l'altro, fanno le gare come se fossero mai stati completi su quel percorso battuto ma di terra, con queste montagne che hanno fatto preparare per avere le stesse sensazioni per la moto di luna, hanno una palestra pazzesca, Uccio che li tiene tutti in riga come se fossero due camminate molto più sono scuole, ma oggi no. Sì, c'è solo il filo. Buongiorno. Alle 9:30. No, come non hai piatto? Io no. Grazie. Ho preso. Sì, grazie. Vogliamo vedere. Grazie. Io sì. Grazie. Okay. Ecco, allora. Piatto del giorno. Eccolo qua, dice la nostra Fiorella, aspetta, deve riprenderti, perché lui riprende. Aspetta. Oggi. E quindi proprio se, agnello alla griglia? Perfetto. Questo è il piatto di Fiorella, ricordate, sì. Se venite oggi chiedete di Fiorella che sarete a posto. Allora, grazie. Per fortuna quella squadra di Venavia non gli succede niente, devo dire che invece la Ferrari è stato veramente un bel show, perché abbiamo visto come avere delle macchine, tanto detto, abbiamo un prezzo di 500 perché avevamo un po' di e i suoi rettilini eravamo leggermente più piani, proprio di 30 km così, un'immenezza. Devo dire, tre partenze, perché la pista è stretta, i disastri sono stati, la foga dei piloti è stata alta, ci sono stati due Gran Premio di Toscana. Sì, il Gran Premio di Toscana. Era il Gran Duca di Toscana, infatti. C'erano immagini di Renzi, di Carla, quindi devo dire che a parte il solito Hamilton che è partito favorito, sì, veramente uno che ha una marca, la marca in più, oltre alla migliore macchina sul film, abbiamo avuto due incidenti paurosi la Sainz che è stato sbattuto per 250 all'ora e invece il pilota della Alfa Romeo, Giovinazzi, dove la macchina si è alzata dalle onboard delle altre macchine si vedeva il fondo. Allora, dato che abbiamo solo più 6 minuti col senatore, direi che possiamo parlarne poi domani, perché perdiamo le occasioni del senatore. Domanda, vorrei farti una domanda da segretario di un partito di centro. Ho trovato una pagina centrodestra, sì, però dico, moderato. Economia del Corriere della Sera parla delle crisi sia del commercio che delle attività produttive in genere. Secondo te, parliamo del commercio, che strade
si potrebbero intraprendere, cioè di delle attività che sono state poste in essere tra i bonus a finanziamento o comunque garanzie sul credito, che strade si potrebbero ancora percorrere per riuscire a tirare un po' fuori qualche azienda dalla peste? Ricordiamo che ci sono 90.000 attività commerciali che sono fallite dall'inizio del lockdown, altre 600.000 sono a rischio. Qualcosa bisogna fare. È un sistema basato sul consumo, nel momento in cui non si muove il volume, per poi chiaramente cercare di iniettare più denaro per mantenere in vita la situazione, ma voglio dire. La riduzione dell'IVA secondo te avrebbe un peso? Onestamente secondo noi sì, no, ma, però. Sì, ma di quanti punti? Esatto. E soprattutto su cosa va a incidere, poi bisogna essere realisti. Cioè le sparate le possiamo fare a 360 gradi dappertutto, sparando le grosse, poi però deve rimanere in piedi il sistema, altrimenti è inutile tagliare l'IVA, ma poi non hai comunque delle criticità e vai a caricare da altre parti, perché se poi tolgono il sistema pubblico, se tolgono agli enti locali, per fare alla fine l'ente locale riapplica o alza e a questo punto la tassazione la fa l'ente locale, non abbiamo risolto niente. No? Beh, infatti, quindi, il gioco è quello, c'è lo sgravio dal centro, ma poi la tassazione totale sulla persona. Esatto, cioè qui troppi anni hanno fatto i fenomeni nel tagliare dicendo abbiamo tagliato e poi alla fine spostavano la palla all'ente locale, dove il cattivo lo fa il sindaco. Esatto. Quindi sul sistema commerciale, a mio avviso, bisogna cercare, alla luce di tutte le criticità che ci sono legate chiaramente a questo maledetto Covid, comunque di non essere tranchant su tutto e di creare comunque le condizioni per cui il sistema non si fermi, quindi non si va di nuovo verso un lockdown. Salutiamo anche Stefano Pinotti, Gerardina Bustelli. Buongiorno Gerardina. Dario De Pra. Buongiorno. Ecco, bene. Io adesso vorrei farti una domanda perché è nuovo a questo punto. Se vincesse il no, cosa difficilissima, lo sappiamo tutti, eccetera, ci sarebbe un cambio di governo, ci potrebbe essere un impasto, non ci sarebbe neanche con la bomba atomica rispondo. Cioè la colla che è più forte del. Arriveranno con 200 miliardi di distribuire, perché la Repubblica Dominale secondo te quanti si sganciano? No. No. Il Presidente della Repubblica lo nomineranno ancora loro. Ah, l'ha addormentato lui? Onestamente questo non lo so. No, si parla anche di quello però. Sarebbe. Cioè, tu saresti favorevole a una. Sai, questo qui di fatto gli ha garantito la situazione, quindi di conseguenza chi è che vorrebbe rimuoverlo? Certo. Sì, in effetti. No. In effetti sì. Poi bisogna vedere, perché c'è la prospettiva mortadella, Dio me ne scanto. Sì, no, infatti. Vorrei proprio darci la brutta notizia. Sì, in chiusura. Stamattina. Sono venuto per farti un piacere. Ho il 37-7 di febbre per stare vicino. Sì, 37-7, quindi. Un attimo. Sono venuto perché c'è Ornella, nella speranza che ci fosse Ornella c'è. Ecco. Però, voglio dire. Gli è passata la febbre. Adesso parlando di mortadella e abbiamo rovinato proprio tutta la giornata. Cioè, ho visto che facciamo la trasmissione sui giornali. Certo. Quello è quello che dicono i giornali. Ecco, ma le notizie invece che girano? Il palazzo. Non si stanno ancora. Perché quando uno è lontano dal palazzo poi. In questo momento si parla del presidente in carica, però poi i giochi sono. Non avete indicazioni su cosa si stia, cioè su cosa state lavorando adesso? Dove stanno ancora dando lavoro per nulla? Noi siamo operativi, abbiamo cominciato. Sì, no, ma su cosa? Quali sono i punti focali sui quali il Parlamento si sta muovendo di più in questo momento? Ma noi abbiamo fatto semplificazioni, adesso c'è il decreto agosto, che avevano gli emendamenti oggi. Ah, ok. E poi praticamente a settembre comincia già. Metteranno la fiducia secondo te sul decreto agosto?
si parla della prossima domanda. Sul segreto agosto potrebbe anche no, essere no, ma non credo che si scostino dalla fiducia. Adesso non ho il conto preciso delle fiducia, ma ci sono più fiducia loro che gli ultimi. Sì, sì, sì. Sì, mi ricordo la taverna che c'era la matta sulle fiducia, compagnia bella, il risultato è alla fine se non vanno a fiducia non vanno a nessuna parte. Infatti. Bene, purtroppo siamo anche Piero Petto, e ricordando che noi abbiamo adottato ancora per quest'anno l'ora legale per l'ora solare. Prendiamo in onda dalle 7:30. Legali, non solare. Allora, noi vogliamo, purtroppo dobbiamo salutare tutti, abbiamo un parterre del Roi qui davanti, di regia, di Rain, meraviglioso. Ecco, ma scusa un attimo, i gioielli di Valenza, sì, che sei al sì, dentro, sì. Hai un claim, hai qualcosa? No, io so, no, il singolo gioiello di Valenza, lo so. Esatto, io sono per di Valenza perché lavora per tutti. Ecco. È un sistema che deve essere oliato, cioè il famoso distretto ha bisogno di un'organizzazione ed è di Valenza. Ah, di Valenza. Poi tu vuoi il singolo gioiello dell'orefitale orefice piuttosto che l'altro, va benissimo. Però dietro i servizi sono dati dalla. Ma infatti la strada è quella, la valorizzazione del brand Valenza, che è un marchio straordinario, bravo, potenziale, impressionante. L'unica a far lavorare la gente brava per farlo lanciare. No, bene. Allora, ragazzi, ringraziando che ha fatto una levataccia anche questa volta, sì, è venuta a trovare. No, ma io veramente volevo ringraziare il senatore. Cosa? Onella salutiamo fuori dal. No, è Ornella che ha fatto la levataccia. Ah, okay. Il senatore è stato portato da Ornella sulla lettiga. Sulla lettiga. Ha scaricato qui davanti. Scaricato qua, dice, va bene, vai a fare la trasmissione. Va. Allora, ringraziando e invitandolo a tornare con noi tutte le volte che. Il nostro amico, cioè, gli sopporta le nostre angherie. Sì. Antidiluviale, no? Delle ore un po' strane. Se faremo uno speciale la sera ti inviteremo, lì sarà sicuramente brillantissima. Ricordiamo la sera dopo cena. Ricordiamo che domattina alle 7:30 saremo nuovamente qui come tutte le mattine. Vi ringraziamo di essere stati con noi, auguri a tutti i ragazzi che cominceranno le scuole, soprattutto le famiglie, perché in bocca al lupo, in bocca al lupo, alle 9, alle 10, le 11, le 12, forse quest'anno in bocca al lupo ancora più doveroso, sì, anche le famiglie soprattutto, anche in culo al Covid. No, c'è in culo alla balena, non si potrà dire in culo al Covid. Ragazzi, meglio finire prima che ci chiudano. A domani. Ciao ragazzi, ciao. Abbiamo degenerato stamattina. Abbiamo degenerato. No, è normale.